dopo le partite, insomma, il significato di questa vittoria, ti abbiamo visto anche hai perso un po' il tuo affno. Ma no, credo che chi fa questo mestiere lo fa per passione, perché vuole vincere. Quindi no, ero uno di quegli attaccanti che esultava contro le sue ex squadre, perché credo che quando uno gioca per far gol, la cosa più bella è far gol, non possa privarsi dell'esultanza, avendo sempre grande rispetto. Quindi vincere un derby fuori casa in un momento così del campionato, ricordando anche quello che era successo all'andata, perché la sentivamo particolarmente, abbiamo vissuto un dramma nella giornata d'andata, quindi oggi c'era veramente grande voglia di festeggiare con il nostro pubblico e di avere un pensiero carino anche per la famiglia, credo, del nostro tifoso che è scomparso nella giornata d'andata. È ovviamente poco, ma è quello che sentiamo e sento di fare. La partita molto tattica nel primo tempo, vi siete un pochino annullati quasi a vicenda, almeno sulle caratteristiche principali siete andati a cercare delle contromosse. Poi sarà una gran partita un po' meglio all'inizio del secondo tempo, poi il Perugia ha preso campo, il cambio e sì. A parte 5 minuti dopo il vantaggio. Dopo il vantaggio, sì. Quando è cambiata la difesa. Sì, sì, siamo passati a 3. Aspettato un momento, sì. Era una partita che mi aspettavo così. La Ternana ovviamente non poteva perdere, avrebbe fatto una gara corta puntando sulle ripartenze di Falletti, che è un giocatore che a campo aperto spesso è devastante. Quindi eravamo molto accorti anche noi su questo, di non lasciargli spazio, di accorciarle molto bene, come ha fatto per tutta la gara del Prete. E allo stesso modo di tentare di giocare, anche se oggi il campo non era straordinario, quindi rimbalzava male la palla e a volte schizzava, quindi nel fraseggio siamo stati forse meno precisi di altre volte. Nonostante questo, credo che nel primo tempo abbiamo creato 4-5 situazioni importanti, perché c'è stato il tiro di Mustacchio, c'è stato il tiro dal limite dell'area di Brighi, che poteva avere sulla respinta, poteva avere miglior sorte, la palla messa dentro da Guberti che nessuno ha preso, l'ultima incursione di Di Chiara, che praticamente eravamo in 6 in aria e nessuno è riuscito a spingerla dentro. E il secondo tempo abbiamo iniziato i primi 2 minuti non bene, siamo rientrati forse ancora la testa l'avevamo lasciata nello spogliatoio, ma poi abbiamo impattato bene, abbiamo preso campo, abbiamo macinato gioco, non abbiamo concesso nulla e siamo arrivati tante volte in area di rigore. Poi non siamo stati magari precisi nella rifinitura oppure nella conclusione. C'è stata un'occasione addirittura che nitida, dove sono andati a colpire la palla insieme Gnaure e Forte, si sono ostacolati tra di loro quando era proprio a 2 metri dalla porta, quindi poteva essere una situazione pericolosissima. Poi bravi a passare in vantaggio, abbiamo pagato quei 3-4 minuti di timore di non farcela portare a casa questo risultato, però alla fine abbiamo gestito bene, non abbiamo sofferto se non in quell'occasione dove è stato straordinario Brignoli. L'ultimo per quanto mi riguarda, giudizio su Gnaure. Gnaure mi è piaciuto, anche perché ha saputo solo ieri di scendere in campo, perché Ricci ha avuto questo problemino, ma si era allenato bene, quindi insomma, ha fatto quello che ci aspettavamo, ha messo grande struttura, grande dinamismo, grande voglia, anche ottima tecnica. È normale che è un giocatore che non ha molto minutaggio, quindi sapevamo che inevitabilmente dovevamo ricorrere a un cambio, però la sua parte l'ha fatta molto bene. Senti, oggi è stato, diciamo, il giorno del ritorno in campo di Francesco Nicastro, che guarda caso ha pure fatto gol. Quanto è mancato in queste settimane un giocatore del genere? Ma è mancato tanto per quello che è Francesco per noi, che è un ragazzo positivissimo, sempre carico, ci mette l'anima in campo. Direi mancherei di rispetto agli altri, perché non dimentichiamo le prestazioni di Mustacchio, di Guberti, di Forte, di Terrani. Quindi devo dire che nel periodo in cui non c'è stato ci è mancato Francesco, ma gli altri hanno fatto assolutamente bene e almeno a livello prestativo non hanno fatto rimpiangere. Però è normale che Francesco in zona gol è un giocatore determinante, cattivo, ha fame, quindi ogni volta che gli capita la palla lì è sempre pronto ad impattarla per far gol. Ultima domanda, che abbiamo il mister della Ternana. Vai a vedere che con i recuperi in Nicastro, piano piano di Carmine,
quel momento in cui l'emergenza era una cosa incredibile, adesso piano piano ci sarà il problema dell'abbondanza magari. Non lo dico più perché l'ultima volta che ho detto che stavamo quasi tutti ne abbiamo persi 12, quindi diciamo che speriamo di aver dato insomma, con la sfortuna il tempo addietro. Insomma. Grazie, buona serata.